signorina Le Marchand. L'aspettavo. Ma lei è giovane. Posso rassicurarla, sono un avvocato con piene qualifiche. Mi scusi, solo mi aspettavo. Sì, si aspettava di vedere mio padre. È morto da circa 2 anni. Capisco. Mi dispiace. Si accorgo. E ora mi dica, cosa posso fare per lei? Lei sa chi sono? Sì, la signorina Carla Le Marchand di Montréal. Il mio vero nome è il nome della storia. Da un punto di vista legale, lo è. Quindi, lei sa tutto di me? Abbiamo lavorato per il defunto signor Robert Le Marchand per molti anni. Beh, legalmente il mio nome può essere Le Marchand, per adozione o accordo di fatto, ma di nascita sono Caroline Craig, lo stesso nome di mia madre. Mio padre era Amos Craig. 15 anni or sono mia madre venne processata per l'avvelenamento del marito e fu giudicata colpevole. È così, non è vero? Sì, questi sono i fatti. Non sapevo che lei fosse a conoscenza della verità. Soltanto da 6 mesi. Vede, io ho sempre creduto che papà e mamma fossero morti in un incidente quando avevo 5 anni. E che per questo motivo ero andata a vivere con lui. Loro non avrebbero mai voluto che io sapessi. Ma vede, mia madre lasciò una lettera per me. Da consegnarmi quando avessi avuto 21 anni. Per lei deve essere stato un brutto colpo. Dovrei sapere che mio padre era stato assassinato e che la colpevole era mia madre. Ora deve dimenticare. È il futuro che importa, non il passato. No, non sempre. Penso che prima di andare avanti io debba tornare indietro. Non capisco. Vede, io stavo per sposarmi. E il suo fidanzato sa tutto questo? Naturalmente, glielo ho detto. E lui ha reagito sfavorevolmente? Niente affatto. È stato assolutamente meraviglioso. Dice che non ha alcuna importanza. E allora? Non è sempre quello che una persona dice, signore. A lei piacerebbe sposare la figlia di un assassino? Io non... Vedi? Non vorrei. No, non mi fraintenda. Non sarei particolarmente felice né di sposare la figlia di un'assassina, né la figlia di un'alcolizzata, né di un tossicomane o di un qualunque altro spiacevole individuo del genere. Ma se amassi una ragazza potrebbe anche essere la figlia di Jack lo Squartatore. Comunque io voglio sapere la verità. Vi furono circostanze attenuanti. Sua madre fu riconosciuta colpevole, ma la condanna a morte venne poi commutata. Sì, poi lei morì in prigione, 3 anni dopo. Ma nella lettera che mi lasciò, scriveva che voleva che io sapessi una volta per tutte che era innocente, che non era stata lei. Ah, sì. Non mi credo. Penso che una madre affezionata faccia tutto il possibile per la tranquillità spirituale di sua figlia. Ma no, non era tipo da comportarsi così. Lei non mentiva mai. Come fa a saperlo? Lei era una bambina di 5 anni quando la vide per l'ultima volta. Lo so, perché mia madre non mentiva mai. Una volta doveva togliermi una spina dal dito e disse che mi avrebbe fatto male. E quando mi portava dal dentista e tutto il resto. Non era la persona che mette la medicina nella marmellata e ti dice che è buonissima. Quello che diceva era sempre vero. E se dice di essere innocente, allora era innocente. Lo so, lei non mi crede, ma è così. So bene che è triste per lei, ma è sempre meglio affrontare la verità. Questa è la verità. Ma allora chi è stato? Quel giorno vi erano in casa 5 persone, oltre a suo padre e sua madre. E i 2 fratelli Blake, Philip e Meredith, fra i migliori amici di suo padre. Una ragazza di 12 anni, la sorellastra di sua madre, e la sua istitutrice, Miss Williams. E c'era Elsa Greer, l'amante di suo padre. Se vi fosse stato anche un piccolissimo sospetto su una qualsiasi di queste persone, ma non c'era. Inoltre, se lei l'avesse potuto vedere, in piedi, in tribunale, coraggioso, sopportava tutto pazientemente, rispondendo a tutto quello che gli chiedevano, ma senza mai lottare, neppure per un solo istante.
Lei le somiglia come aspetto. Potrebbe essere sua madre in piedi davanti a me. C'è una differenza, però. Lei si batte. Non si batteva. Ma perché? Io devo scoprirlo. E lei mi aiuterà. A far che? A tornare nel passato, a sapere la verità. Ma se non crede alla verità neanche quando ce l'ha sotto gli occhi. Senta, non potrebbe essere stato un incidente. Con Ina introdotta per errore in una via. Va bene, va bene. E allora qualcun altro? Una delle cinque persone che si trovavano nella casa. Beh, non possiamo pensare a Elsa Greer. Era riuscita a far sì che suo padre fosse pazzo di lei. Stava per chiedere il divorzio e sposarsi. Philip Blake era affezionato a suo padre. Lo era sempre stato. Forse poteva essere anche lui innamorato di Elsa Greer. Ma no, certo. Meredith Blake, anche lui era amico di suo padre. Ed è uno degli uomini più amabili che siano mai esistiti. Va bene, va bene. E chi altri allora? Angela Warren, una scolara di 12 anni. O la sua istitutrice, Miss Williams. Ecco, ecco, a proposito di questa signorina Williams. Sì, credo di capire in che senso lavora la sua mente. Frustrazione, tutela solitaria, amore represso per suo padre. Mi permetta di dirle che la signorina Williams è una donna solida, di carattere forte e piena di sano buonsenso. Vado a trovare a lei stessa se non mi crede. È quello che farò, Miss. Cosa? Sì, intendo vederli tutti. Ecco quello che lei deve fare per me. Trovarli, scoprire dove abitano e fissare con loro appuntamenti per me. E poi? Poi io rivolgerò loro delle domande. Capisce, questo? Questo forse è il solo modo per sapere quello che accadde veramente. Interrogarli. Fare in modo che ricordino. Ma cosa possono ricordare che sia utile dopo 15 anni? Non so, forse. Forse qualcosa a cui allora non avevano pensato, qualcosa che non era una prova. Non certo il genere di cose che vengono fuori in tribunale. Come. Se fosse uno di quei dati di cartone. Un pezzetto di questo, un frammento di quello, e alla fine, forse. Gliene verrà soltanto altra pena. Mia madre era innocente. Io voglio partire da questo punto. E lei mi aiuterà. Ecco dove si sbaglia. Io non l'aiuterò a inseguire un sogno pazzesco e campato in aria. Va bene, signorina Crell, va bene, farò come lei vuole. Non dica niente, ora se ne vada prima di si ripeta. Torno a ripeterle che è una pazzia, ma l'aiuterò, prometto. Signorina, mi chiami Black e Liberty, per favore. Voglio parlare personalmente col signor Philip Blake. È stato uno sbaglio informarla. I quei zii che l'hanno allevata come una figlia avrebbero fatto meglio non dirle nulla. Perché rivangare il passato per disseppellire una storia così tragicamente squallida? Io la penso diversamente. Credo sia sempre meglio conoscere la verità. Lei, Carla, non solo fisicamente somiglia a sua madre. A lei non era simpatica mia madre, vero? E se ne meraviglia. Ha ucciso il mio migliore amico. Ma come fa a esserne così sicuro? Ma se lei stessa ammise quasi tutto in tribunale. Quasi tutto, ma non tutto. Avrebbe potuto essere innocente. Può credermi, Carla. Non lo era affatto. Non potrebbe essere stato un suicidio. Sciocchezze. Amos non si sarebbe mai ucciso. Amava troppo la vita. Commetteva degli errori, correva dietro le donne, lo ammetto. Ma la maggior parte dei suoi flirt avevano breve durata. Tornava sempre da Caroline. Una bella consolazione per lei. Oh, bene. Lo conosceva da quando aveva 12 anni. Caroline veniva sempre a Holbury a passare le vacanze con i Crell. La mia famiglia abitava la villa accanto alla loro. Ci divertivamo tutti insieme. Mio fratello Meredith e Amos. Caroline non possedeva niente di suo. Vede, sia Meredith che Amos erano due partiti eccellenti. Lei la fa apparire una donna fredda e calcolatrice. Lo era. Oh, sembrava soltanto un tipo impulsivo. Ma sotto questa apparenza era un demonio di calcolo e di freddezza. Ed era di indole malvagia, veramente malvagia. Lei sa quello che fece alla piccola sorellastra. No. La madre di Caroline si era risposata e tutte le attenzioni erano rivolte alla piccola Angela. Caroline era pazza di gelosia.
tentò di uccidere la bambina con una sbarra di ferro. Fu una cosa orribile. La bambina restò sicura. Ma fa sembrare un mostro. La gelosia è un demonio. Lei la odiava, non è vero? Beh, è un'espressione un po' forte, ma... Ma è la verità. Suo padre, Carla, fu ucciso freddamente. E ciò che non ho dimenticato e che non potrò mai dimenticare è che io avrei potuto salvarlo. Come? Mio fratello Meredith faceva sempre esperimenti con erbe cicute. E Caroline si era impadronita di uno dei suoi maledetti infusi. E come fa a essere sicuro che fu proprio lei a prenderlo? Lo ammise lei stessa. Disse che l'aveva preso per farla finita con la vita. Poteva essere vero, non le pare? Sì, ma non uccise se stessa. Ora temo di averla sconvolta. Elsa Greer, che donna era? A lei piaceva? La giovane Elsa, non in maniera particolare, non era il mio tipo. Molto attraente, lo ammetto, ma il genere di donna che afferra tutto quello che vuole. Tuttavia penso che saremo. Sarebbe andata meglio di Caroline. È sposata ora, vero? Sì, ha avuto 3 mariti. Un collaudatore di aerei che poi cadde con il suo apparecchio. Un certo esploratore che poi le venne a noia. Ora è sposata con Lord Melchior, un visionario che scrive poemi mistici. Ma penso che a quest'ora ne avrà abbastanza anche di lui. E ha ragione. Voglio andare a trovarla. Lei è decisa, vero? Sì. Mi piace Marcelli. Al contrario di mia madre. Ma cosa dice? Caroline lottava sempre con grande energia. Ma il processo non lo fece. Perché? Sapeva di essere colpevole. Lei la odia ancora, benché sia morta da tanti anni. Perché? Le ho già detto. Non la ragione vera. C'è qualcos'altro. Ma io lo scoprirò. Sarà qui alle 3. Bene. E la diversa? Non ha risposto. Forse è via. No, mi sono accertato che fosse in città. Ma verrà senz'altro. E come fa a essere così sicuro che verrà? Di solito le donne vogliono soddisfare la loro curiosità. Mi dice la verità, Justin. È sempre convinto che mia madre fosse colpevole. Non vedo altra soluzione. E tuttavia pensa che io debba continuare. Finché lei stessa non sarà soddisfatta. Avanti! Carla, via Carla. Come vola il tempo? Signor Lenny, le presento l'avvocato Ascolta. Vieni, signor Lenny. Bene, secondo me. E ora mi racconti di lei. È arrivata dagli Stati Uniti. No, dal Canada. Quanto ci fermerà? Beh, non lo so, non ancora. Nati da Bilirina, in America? Forse. Il signor Fogg mi ha detto che lei è venuta a sapere da poco di quella triste faccenda. Io capisco benissimo che lei sia rimasta sconvolta da quanto ha saputo, ma... Ma non bisogna pensarci più. E questo è il suo consiglio, vero? Signor Meredith, lei sa che mia madre scrisse per me una lettera per consegnarmi quando avessi avuto 21 anni? No. In quella lettera mia madre disse di essere innocente. Sua madre scrisse questo. La cosa le sembra tanto strana? No, non avrei mai pensato che Caroline... Voglio dire, non lo so. Immagino che abbia avuto le sue ragioni. E non le passa neanche per la testa che quello che scrisse potrebbe essere la verità. Oh, Carla, non mi pare. Signor Meredith, io voglio che lei mi dica tutto. Dirle tutto? In che senso? Tutto su quella storia, come la disse lei. Io voglio vederla attraverso i suoi occhi. L'ho chiesto già anche a suo fratello Philip. Oh, Philip non avrà ottenuto molto da lui.
Un uomo così impreparato, sempre occupato a fare i soldi, se ricordava, probabilmente ricordava tutto sbagliato. Allora mi dica lei. Ecco, prima di tutto, cerchi di capire suo padre. Lo so. Aveva sempre intrighi amorosi con altre donne e rendeva molto infelice mia madre. Ma quegli intrighi non erano mai veramente importanti, finché non arrivò Elsa. So che le stava facendo il ritratto. Sì. La vedo ancora, seduta in posa contro il muro della terrazza. Calzoni sportivi scuri e una camicetta gialla. Ritratto di ragazza in camicetta gialla. È una delle cose più belle che Amos avesse mai fatto. Ma che ne fu del quadro? Ma c'ero io. Lo acquistai quando vendettero tutto, comprai anche la casa, Olmore. Non sapevo che lei avesse acquistato la casa. Sì? Ci sono stati molti cambiamenti, naturalmente, ma io ho tenuto l'ala della casa proprio com'era, per me. Ho invece venduto tutto il resto della mobilia. Ma ha tenuto il quadro. Perché? Me l'ho detto, è la cosa più bella che Amos abbia mai fatto. Mi dica di essere lì. Era pazzamente innamorato di lui, addirittura trionfante, perché si sapeva di amare, ed anche crudele. Odiava dover fingere, voleva chiarire tutto con Caroline perché si sentiva in una posizione falsa. Io comprendevo il suo punto di vista. Sembra provare una grande simpatia per lei. No, assolutamente. E tutta la mia simpatia andava a Caroline. Io sono sempre stato innamorato di Caroline. Le chiedo di sposarmi, ma lei preferì Amos. Io la capisco. Era un uomo così brillante, piaceva tanto le donne. Ma non si prese cura di Caroline come avrei fatto io. In quanto a me, io rimasi suo amico. Tuttavia, è convinto che fu un assassino. Ma non sapeva quello che faceva. Ci fu una scena tremenda. Lo stesso pomeriggio in cui prese la conina dal mio laboratorio. Ma io sono certissimo che non aveva alcuna idea di distorta. Casomai pensava di usarla contro di sé. Come ha detto suo fratello Philip, non uccise se stesso. Le cose sembrano sempre migliori la mattina successiva. E poi c'era un grande affare in casa. E per preparare tutto quanto occorreva ad Angela per la scuola. Angela Warren, la sorellastra di Caroline, era un piccolo demonio. Lei e Emma litigavano continuamente, ma lui era molto affezionato. Caroline poi la adorava. Ma come? Dopo che una volta aveva tentato di ucciderla. Oh, ma io sono sempre stato sicuro che quella storia fu grossolanamente esagerata. E quasi tutti i bambini sono gelosi dei nuovi arrivati. Mio padre fu trovato morto dopo colazione, vero? Sì. Lo lasciammo sulla terrazza che stava dipingendo. Spesso non aveva voglia di fare colazione. Il bicchiere di birra che Caroline gli aveva portato si trovava là, vuoto. Io credo che il veleno avesse già cominciato a fare effetto. Non c'è dolore, solo una lenta paralisi. Quando, dopo colazione, tornammo fuori, era morto. Sembrava un incubo. Sì, un incubo. Mi spiace, Carla, io non volevo parlargliene. No, non importa, io devo sapere. Se potessimo andare là, tutti noi, forse potrei. Cosa vuol dire con tutti noi? Voglio dire, suo fratello Philip, e lei, Meredith, e l'istitutrice, Angela Warren, e sì, anche Elsa Green. Se potessimo andare tutti a Oldbury. Sarà la benvenuta, in qualsiasi momento. Grazie. Carla, io sono convinto che è possibile che Amos si sia suicidato. Forse provava più rimorso di quanto noi pensassimo. Ecco, io... Niente. Sì, pronto. Ah, ho capito. Va bene, grazie. Non vi è. Lady Mercy. Molto spiacente, un impegno improrogabile. Ma io voglio vederla. Strano. Ero convinto che sarebbe venuta, spinta dalla sua curiosità. Vede, Elsa Greer era una piacevole creatura senza testa. Seduzione allo stato primitivo e aveva il culto delle rose. Culto delle rose? Sì.
Non si sarebbe mai incapricciata di suo padre se non fosse stato un pittore famoso. Lei si lasciava sempre attrarre da qualcuno che era un grosso nome nel mondo, non dall'uomo in se stesso. Sua madre, invece, sarebbe stata capace di riconoscere le buone qualità anche in un impiegato di banca. Giacomo? Sì? Io credo che lei sia stato un po' innamorato di mia madre. Ma, chissà. Comunque io mi muovo coi tempi. Arrivederci. Devo chiamarla signorina Cray. Così è venuta, dopo tutto. Ho sempre avuto intenzione di venire. Ho solo preferito aspettare che il suo avvocato si fosse tolto di mezzo. Non le piacciono gli avvocati? Quando è il caso preferisco parlare da donna a donna. Facciamo un po' di vino. Non è rimasta molto uguale a quando era bambina. No, ora assomiglio a mia madre. Proprio così. Questo non mi predispone particolarmente bene verso di lei. Mai. Sua madre era una delle donne più spiacevoli che io abbia mai conosciuto. Non ho alcun dubbio che mia madre dovesse provare la stessa avversione nei suoi confronti. Sì, era un sentimento reciproco. Il guaio con Caroline è che non sapeva perdere. E si sarebbe aspettata il contrario. Io non riuscivo a concepire come si potesse rimanere attaccati a un uomo quando questi non ci vuole più. Volevo mettere le carte in tavola con Caroline. E che tutto fosse perfettamente chiaro. A proposito, Amos diceva che mi stavo comportando come una piccola sciocca. Conosceva Caroline meglio di me. Mi rendevo conto che avrebbe scatenato una tragedia. Ma non avrei mai immaginato che l'avrebbe ucciso piuttosto che lasciarlo a me. Non l'ha ucciso. Certo che l'ha ucciso. Io non la penso così. Menta pure a se stessa se vuol farlo. L'avvelenò quasi sotto i miei occhi, con un bicchiere di birra ghiacciata. Lui parlava in maniera strana, quasi fosse ubriaco. E io non avrei mai immaginato. Non avrei mai. Quanti anni aveva lei? Non ero un'ingenua fanciulla. Amos Crell non aveva sedotto una piccola sciocca, non ero io quel tipo. Incontrammo una festa. Me ne innamorai subito. Sentì che era l'unico uomo al mondo per me. Credo che anche lui provasse la stessa sensazione. Gli chiesi di farmi il ritratto. Mi rispose che non dipingeva mai ritratti. Ma io ribattei: voglio che lei mi faccia il ritratto. E lui: sa che succederà? Vorrò fare l'amore con lei. Perché no? Rispondi io. Sono un uomo sposato e amo mia moglie. Mi rispondo. Bene, ora che abbiamo chiarito le cose, quando cominciamo le sedute? Così fu deciso. E così lei andò a Holborn.
Sì. Caroline fu incantevole. Poteva permettersi. Ovviamente non le andavo molto a genio. Era naturale. Amos era molto circospetto. Non diceva mai una parola che sua moglie non avrebbe potuto sentire. Era educata e formale con lui. Ma sotto sotto sapevamo tutti e due. Dopo qualche giorno mi disse che dovevo ritornare a Londra. Ribattei che il quadro non era ancora terminato. Mi disse, al diavolo il quadro. La verità è che non posso farle il ritratto, Elsa. Non riesco a pensare al quadro, non riesco a pensare nient'altro che a lei. Era così bella giornata piena di sole. Avrebbe potuto essere tutto meraviglioso. Non so cosa mi passò per la mente, ma improvvisamente mi sembrò tragico. Così lei non tornò a Londra? Oh, sì. Ritornai. Ritornai, ma non gli scrissi. Non risposi alle sue lettere. Sapevo che sarebbe venuta. Si tenne lontano da me per 10 giorni. Poi arrivò. Era dimagrito. Sembrava sofferente. Proprio come voleva lei. Sono meravigliosa. Qualcosa di più profondo della felicità. Se solo fossimo rimasti soli, se non fossimo ritornati ad Olga. E perché sei ritornata? Per via del quadro. Era una vera ossessione per Emma. E Caroline gli chiesi. Al diavolo Caroline, mi rispose. Quando il quadro sarà terminato le diremo la verità. Così chiariremo questa dannata faccenda, ma non voglio tragedie familiari, voglio dipingere in pace. Se solo lontanamente avessi sospettato, non mi sarei mai avvicinata a quel mondo. Mio padre, Philip Blake, Meredith, lei. Comincio a conoscervi tutti ormai. E Angela Warren, come reagì la tua figlia? Non ne ho idea. La mandarono via subito. Per via di certe idee di Caroline. Che l'assassino avrebbe troppo sconvolto la sua mente adolescente. Benché non riesca a capire come mai Caroline si preoccupasse tanto di rovinarle la mente dopo che lei le aveva rovinato la faccia. Quando mi raccontarono quella storia dovevo rendermi conto di che cosa era capace Caroline. E quando la vidi prendere il veleno. Lei... La vidi? Sì. Meredith aspettava di chiudere a chiave il suo laboratorio. Caroline fu l'ultima ad uscire. Io venivo prima di lei. Mi voltai e la vidi. In piedi, davanti a uno scaffale, con una bottiglietta in mano. Era possibile, naturalmente, che la stesse soltanto guardando. Come potevo sapere? Ma lei sospettava? Non ho mai pensato, neanche per un momento, che avrebbe fatto quello che poi ha fatto. Mai. Come fu shock. Pensai che volesse usarla per sé. Per suicidarsi. E non se ne preoccupò. Sarebbe stata forse la soluzione migliore. Com'è cinica. Conosco bene la vita. Certo meglio di lei, mia cara. Sì. Sì, immagino che sia proprio così. Senta, Meredith Blake ha detto che posso andare a Holbury. Gli altri verranno tutti con me. Lei verrà. Tornare ad Holbury? Sì, io voglio vedere tutto di persona. Voglio vedere tutto come se stesse accadendo un'altra volta. Che stia accadendo un'altra volta. Se è troppo doloroso per lei. Ci sono cose peggiori del dolore. Va bene. Verrò ad altri.
ricordo di lei, signorina Williams. Non l'avrei mai creduto. Strano, aveva solo 5 anni. Lei si occupava di me? No, non era compito mio. Ero stata assunta per Angela. E com'era Angela? Indisciplinata, ma con un cervello di prim'ordine. Ho sempre sperato che avrebbe fatto qualcosa di importante nella vita. E c'è riuscita. Signorina Williams, lei sa perché sono venuta qui, vero? Più o meno. Ha saputo di recente della tragedia che stroncò la vita a suo padre e vuole sapere tutto quanto è possibile. Non è così? Sì. Credo che... Prima di tutto vorrei sapere com'erano mio padre e mia madre. Cioè, come lei pensava che fossero. Suo padre, come sa, era stato riconosciuto un grande pittore. Io non ho abbastanza competenza per giudicare. Ad ogni modo non ho mai capito perché il fatto di possedere quello che si chiama un temperamento artistico debba dispensare un uomo dal tenere un comportamento dignitoso. Se fossi stata io la moglie del signor Crelli, lo avrei lasciato. Ci sono cose cui nessuna donna dovrebbe passare sopra. Lei non aveva simpatia per mio padre, vero? Ne avevo pochissima. Ma lui amava veramente mia madre. Sinceramente sono convinta che le fosse affezionato. Ma gli uomini... Non ne ha una grande opinione, eh? Gli uomini hanno sempre il meglio di questo mondo. Spero non sarà sempre così. Poi arrivò Elsa Greer. Già. Apparentemente per farsi fare i ritratti. Ma era evidente che il signor Crell aveva perso la testa per lei e la ragazza non faceva nulla per scoraggiarla. Che cosa ne pensava di lei? La mia opinione era che fosse bella, ma stupida. Vado avanti. Ricordo quando si smascherò, con certe sue impertinenti osservazioni, su quello che avrebbe fatto di Holbury quando ne fosse stata la padrona. Poi arrivò il signor Crell e sua moglie gli chiese senza perifrasi se era vero che egli avrebbe sposato Elsa. Lui se ne stava là in piedi, come un goffo gigante. Sembrava uno scolaretto colto in fallo. Sentivo ribollire il sangue. Mi sarei sentita capace di ucciderlo, veramente. E mia madre cosa fece? Mi pare che uscisse dalla stanza, semplicemente. Ricordo che io tentai di dirle qualcosa, ma... Non la giudichi per quello che ha fatto, Carla. Così anche lei pensa che fosse colpevole. Io lo so. Glielo ha detto la mamma? No, naturalmente. E allora cosa le disse? Cercò di darmi l'impressione che si trattasse di suicidi. E lei che rispose? Dissi, certamente, signora Crell, deve essere stato un suicidio. Ma non credeva quello che diceva. Io ero completamente dalla parte di sua madre. Tutta la mia simpatia andava a lei, non certo alla polizia. Ma un assassino! Quindi quando fu processata, lei sperò che fosse assolta? Certamente. Per qualsiasi motivo? Per qualsiasi motivo. Ma avrebbe potuto essere innocente. No. Lo era innocente. Sì, sì, me lo scrisse in una lettera che lasciò per me quando stava per morire. Disse che potevo esserne sicura. Oh, questo non fu giusto da parte sua. Ma come? Mentire in un momento così solenne. Io non avrei mai pensato che Caroline Crell potesse fare una cosa simile. Era una donna coraggiosa e sincera. Non potrebbe essere stata la verità. No. E come fa a esserne così sicura? Di tutte le persone implicate nel caso, soltanto io posso sapere con certezza che Caroline Crell era colpevole. Per via di una cosa che ho visto, l'ho tenuto nascosto alla polizia, non l'ho mai svelato a nessuno. Ma lei deve credermi. Caroline Crell era colpevole. Sono molto lieta di averti in vista, Carla. Mi sarebbe molto spiaciuto che tu ripartissi per il Canada senza riuscire ad incontrarti. Che peccato non aver potuto fissare prima il nostro appuntamento. Ma sai, avevo 1000 cose da fare prima della mia partenza domani. Ti ho detto che ho rivisto la signorina William? Cara, la signorina William. Devo averla reso la vita ben difficile. E il fatto è che ero gelosa. Gelosa?
Sì, di Amos. Ero sempre venuta prima di tutti per Caroline. E non potevo sopportare che Amos avesse preso il mio posto. E gli giocavo ogni specie di scherzo. Gli mettevo, non so, qualcosa di un sapore orribile. Valeriana, cedro, nella birra. E una volta gli nascose un riccio nel letto. Senti, Angela, tu ricordi bene quello che accadde? Quello che accadde? Ben poco, è curioso. Avevano appena finito di far colazione. Caroline e la signorina William uscirono dalla sala da pranzo. E Meredith si precipitò dentro dicendo che Amos era morto. Poi ci furono delle telefonate. E udì Elsa che gridava in qualche posto, dalla terrazza, credo, contro Caroline. È strano come io non ricordi proprio niente. Circa una settimana prima ti avevano mandato dalla tua madrina. Già, questo spiega tutto. Poi venne la signorina William e mi condusse nella stanza di Caroline. Lei era distesa sul letto. Sembrava molto pallida, malata. Mi disse che era accaduta una cosa orribile, ma che io non dovevo preoccuparmene. Sarei partita subito per il collegio. Io non mi resi conto fino a molto tempo dopo di quello che era accaduto in realtà. La polizia mi fece qualche domanda, ma non capì perché. Pensai che fosse accaduto un incidente e che Amos avesse bevuto per errore del veleno. E non fu che dopo il processo che scoprì quello che era accaduto. Ma Caroline non mi permise mai di andare a trovarla in prigione. Cercava sempre di mettersi tra me e il mondo. Evidentemente ti voleva molto bene. Non era soltanto questo. Era a causa di... Di quello che ti ha fatto quando eri piccola. Sì, sono cose che capitano. La sorella maggiore che si tormenta di gelosia e scaglia contro la sorellina la prima cosa che le capita sotto mano. Tutta la sua vita non fu che un continuo sforzo per porre rimedio a quello che mi aveva fatto. Io mi sento così confusa per quanto riguarda mia madre. E sembra che ciascuno la ricordi in una maniera diversa. Quando stava per morire, mi scrisse una lettera da consegnarmi quando avessi compiuto 21 anni. Vorrei che tu la vedi. Ha fatto bene. Tu avresti potuto tormentarti. Che cosa vuol dire? Ecco, avresti potuto chiederti se fosse o no colpevole. Vuol dire che tu credi che non fosse colpevole? Certo che non lo era. Ma nessuno che conoscesse Caroline avrebbe potuto crederla colpevole. Ma neppure per un momento. Ma tutti loro, tutti lo credessero. Furono pazzi. Sì, certamente, le prove erano tutte contro di lei, me ne rendo conto. Ma chi conosceva bene Caroline? Sapeva benissimo che non sarebbe mai stata capace di commettere un delitto. Non era nella sua natura. Neppure dopo quello che si è fatto. In parte proprio per questo. Proprio a causa di quello che era successo a me, Caroline si teneva sempre in guardia contro la violenza. Credo pensasse che se fosse stata violenta a parole, non avrebbe mai ceduto alla violenza nei fatti. Remus e Caroline scoppiavano le liti più furibondi. Si lanciavano l'un l'altro in insulti più atroci. Piaceva a tutti due. Mi piaceva litigare. Sì, era una coppia fatta così. Amavano il dramma e le scenate sensazionali. Sembra molto strano, me ne rendo conto. Ma questa era la loro concezione del divertimento. Vivere in continui litigi e discussioni. A sentir te è stare tutto diverso. Ma allora chi è stato? Ha importanza? Certo, e devo scoprire. Io partirò domani per Holborn e gli altri verranno con me. Voglio che venga anche tu. Prego, prego, prego.
questo, sì. Sì. La ragazza della camicetta gialla. E lo ha sempre lasciato qui? Io? Sì. In un certo senso non potevo sopportare di guardarlo, mi ricordava troppe cose. Com'è cambiato? Accomodatevi, prego, io devo andare incontro agli altri. È là, sulla terrazza. È là che mi facete di prendere. Così è qui che vuoi dipingere. Vedi, io non ho mai pensato proprio a lui. Solo alla tragedia, come si uccide, ma... Non esiste, no. Ma... So che si comportava male tutti i resti. Ma sento... Beh, sento che mi sarebbe piaciuto. Molto. Io vorrei averlo conosciuto meglio. E poi è strano. Mi dispiace Teresa. Questo padre è così... così giovane, viva. E adesso non c'è più di te. Come se fosse morta anche lei quando morì mio padre. Buonasera. Bene. Buonasera. Vado arrivando. Tempo caldo. Voi tutti sapete perché ci troviamo qui riuniti. Si vuole ricostruire, per quanto possibile, gli avvenimenti di 15 anni fa. Per raggiungere questo scopo, ogni persona racconterà a turno la parte che ebbe nell'avvenimento. Quanto osservò, vide o udì per caso. Questo dovrebbe darci un quadro pressoché completo e continuo dei fatti. Cominceremo dal pomeriggio del 16 agosto. Vale a dire il giorno prima di quello in cui avvenne la tragedia, con una conversazione che ebbe luogo in questa stessa stanza tra Meredith Blake e Caroline Crail. Fuori, sulla terrazza, Elsa Greer posava per Amos Crail, che le stava facendo il ritratto. Dopodiché passeremo al racconto di Elsa Greer, poi all'arrivo di Philip Blake, e così avanti. Signor Meredith Blake, vuole cominciare? Sì, era il pomeriggio del 16 agosto. Arrivai ad Oldbury e trovai Caroline nel soggiorno. Stava in piedi verso la finestra e guardava verso la terrazza. Caroline? Oh, Mary, siamo così in ritardo. No, devo ancora andare a Premiado, ma ripasserò vicino a caso che qualcuno voglia passare in automobile. Ma è una così bella giornata, meglio andare a piedi, no? Porterò, Sai, ti è tolto in piedi, tu dimmi. Ah, davvero? Come vai, Claudio? Mary, credi che Amos sembra veramente quella ragazza? No, no, mi interessa soltanto fargli ritratto, lo sai come hai fatto Amos? Ho paura, Mary. Questa volta ho paura. Quella ragazza è così, così viva, così giovane. È assurdo, Caroline. Lui si ama realmente e tornerà a sé. Ma chi può essere sicuro con gli uomini? Ma io ti sono sempre devoto. Tu vivi in un mondo tutto tuo, pieno di bontà. In cui tutte le persone sono buone come te, persino quell'arpia di Elsa Greer. Caroline. Ma lo è. Ma è tanto giovane. Sì, giovane, giovane, giovane. È proprio per questo. Ferma? Ma devo fare una pausa. No, ancora un momento, aspetta. Ma non puoi stare ferma più di 5 minuti. 5 minuti? C'è più di mezz'ora che sto qui insalata. Comunque devo andare a cambiarmi. Cambiarti? E perché? Dobbiamo andare a prendere il tè da Meredith Blake, lo ricordi? Oggi arriva anche il tuo fratello. Ah, il buon vecchio Phil. Ti piacerà, vedrai. Una testa dura, fanatico solo per far soldi, ma uno dei migliori. Hai riflettuto su quanto ti ho detto? Che cosa mi hai detto? A proposito di Caroline, di dirle tutto di me. Mary è nato un momento al Tramley Abbot, ma torna subito. Io vado a cambiare. Ma no, stai benissimo così. Ma se sono tutta sporca di terra, che ho lavorato in giardino. Si cambia anche lei, Elsa? Sì, certo.
Caroline! Emo! Ah, sì, per una volta il treno è in orario. Salve! Ciao, Kiri, hai passato buon viaggio? Mica male. E tutti gli altri come stanno? Benissimo. Emo sta dipingendo sulla terrazza. Ah, è ritornato ai paesaggi, allora. No, sta facendo il ritratto a Elsa Green. Ah già, certo, naturalmente, me ne ero dimenticato. Ne avevo sentito parlare. Noi stiamo andando da me a prendere il tempo. Io vado a cambiarmi. Salve, Phil. Sono proprio contento di vederti qui. Che estate, eh? La migliore che abbiamo avuto da anni. Posso guardare? Ma certo, sono gli ultimi ritocchi. Perfetto. Ti piace, davvero? Non che tu sia un giudice competente. Oh, guarda che io compro quadri molto spesso, cosa credi? Per investire denaro, va là che ti conosco. Non ti intendi che di soldi. Ad ogni modo questo non puoi acquistarlo, non è in vendita. È molto bella, ma ha qualcosa... Sai che volta vorrei non averla mai incontrata. Ricordi la prima volta che mi dicesti che stavi facendo il ritratto? Nessun personale interesse, dicesti. E ricordi cosa ribattei io? Va bene, va bene, va bene. Sempre ragionevole e pratico tu. Ma perché non ti cerchi una ragazza? Non ho tempo per le donne. Tu piuttosto, se fossi in te, lascerei perdere. Giusto? Semplicemente io non posso lasciarle sole, le donne. E Caroline? Me è molto dolorato. Non sposarti mai, Fili. Tu sei il tipo di uomo che avrebbe sempre dovuto tenersi alla larga da qualsiasi legame familiare. È troppo tardi per parlare ormai. Suppongo che Caroline sarebbe contenta di sbarazzarsi di me. Grazie al cielo siamo arrivati al punto, Phil. Vivere in questa casa con quattro donne alle costole è abbastanza per spingere qualsiasi uomo alla fuga. Quattro? Quattro. Caroline che odia Elsa nella sua maniera beneducata e sorpresa. Elsa che si comporta villanamente con lei, senza darsi pensiero di salvare le apparenze. Angela, che mi detesta, perché finalmente ho convinto Carolina a spedirla in collegio all'estero. Avrebbe dovuto andarci anni fa. È una carissima ragazza, davvero, ma molto incline a diventare una piccola selvaggia, e Caroline la vizia. In questo momento Angela è furiosa contro di me e continua a farmi degli scherzi. L'altro giorno mi ha messo un riso nel letto. Molto divertente. Vorrei ti trovassi tu con un piede pieno di puntiglioni. E poi c'è l'istitutrice, quella strega dalla faccia artigna. Mi vede come il fumo agli occhi. Siede lì a tavola con le labbra strette, disapprovandomi senza un attimo di interruzione. Angela, devi cambiarti quella camicetta! Ah, salve! Ho una cosa per te. Buongiorno, signorina William. Buongiorno, signor Black. Spero che il viaggio da Londra sia stato buono. Buonissimo, grazie. Ha descolato la signoretta. Dove? Ora ce l'hai tutte e due. Non farai a prendere il tè in quello stato, vero, signorina Williams? Ci andrò anche con le orecchie d'asino, non se ne avrò voglia. Ma sì, un asino. Ma sì, un asino. Andiamo, Angela. Questo stupido quadro scriverò su tutto il quadro col color rosso, ma sì, un asino. Se solo cercherai di rovinare uno dei miei quadri, io ti ucciderò, ricordatelo. Sei come Caroline. Anche lei seguirà a dire a tutti io ti ucciderò, ma non lo fa mai. Forse un giorno o l'altro lo farà. Caroline, se non ammazzerebbe una vespa, vorrei che ti sbrigassi a finire quel ritratto e che adesso se ne andasse via. Non ti è molto simpatica, vero? È una terribile intrigante. Non capisco perché Amo se l'abbia portata qui. Immagino che ti dia un mucchio di quattrini per quel ritratto, e così Amo. Intanto corri a preparare le tue valigie. Il tuo treno parte alle 4 e un quarto di domani. E che liberazione sarà! Ti detesto, ti detesto, Caroline! Non mi avrebbe mai mandato il colletto se non fosse stato per te. Ti vuoi solo liberarti di me? Ma aspetta anche tu! Ah, Elsa, ti sei messa tutta elegante. Confonderai completamente il povero Meredith. Stavo ammirando il quadro. Sarò felice quando Emma ce l'avrà terminata. Odio stare seduta a lungo. Emo sgrugnisce, si contorce, brutisce i pennelli. Non sa sentire quando mi si parla. Tutte le modelle dovrebbero avere la lingua mossa. Non puoi attraversare i campi fino alla casa di Meredith con quelle scarpe, ragazza mia. Non avrò bisogno di camminare, mi accompagnerai in macchina. Trattamento di favore, eh? Certamente hai sedotto il vecchio Merry. Non so cosa intendi dire. Beh, io vado a darmi una ripulita. Caro vecchio Philip. Gli sei molto affezionato, vero? Ah, lo conosco da sempre. È un gran uomo. Io non credo che mi somigli veramente. Non far finta di intenderti d'arte, piccola Elsa. Non ne capisci proprio nulla. Come sei scontente.
Hai intenzione di andare a prendere il tè con tutti quei colori sulla faccia? Puliscimi un po' allora, ma non buttarmi il liquido negli occhi. Mi ami? Stai attenta, la stanza di Caroline guarda per questa parte, anche quella di Angela. Voglio parlarti a proposito di Caroline. Oh, non adesso, non sono nello stato d'animo più indicato. Non serve cercare sempre di evitarlo. Caroline deve sapere una volta o l'altra. Beh, sì, suppongo di sì. Potremmo comportarci come all'epoca vittoriana, lasciando un biglietto sul cuscinetto degli spigli di Caroline. Sarebbe proprio quello che ti piacerebbe fare, lo so. Dobbiamo essere leali e soprattutto mettere le carte in tavola. Poi boh. Ti prego, cerca di essere serio. Ma sono serio, non voglio scene isteriche e tragedie. Non ce ne saranno. Caroline pensa che abbia troppo orgoglio e dignità per farlo. Ma credi davvero? Non la conosci. Quando un matrimonio è fallito è soltanto questione di buon senso affrontare con calma il fatto. Il consiglio del nostro consulente matrimoniale. Ma sono tutti d'accordo. Tutti chi? Caroline di certo mi ama, ne farà una tragedia. Se ti ama davvero vorrà che tu sia felice. Con qualcun altro? Piuttosto ti avvelenerà e mi pianterà un coltello nella schiena. Deve essere ridicolo. Cara, deliziosa e oh, quante sciocchezze sai dire. Angela! Angela! È passata ora di là, devo correre dietro? Non importa. Tornerà di propria volontà non appena si accorgerà che nessuno le presta attenzione. Ti avrà visto. Chi lo sa? Immagino che ora avrò anche vero stretto in faccia per la pittura. Vado a pulirmi. Tu non sei più stato qui da quando Mary ha cominciato a coltivare i suoi gini nello stagno, vero, Philip? No, non credo. In campagna la gente non sa far altro che parlare di giardinaggio. Mi sembra un argomento così limitato e noioso. Philip, guarda, ti piace questa testa in bronzo? Amos l'ha comprata il mese scorso. Sì, è un bel lavoro. È l'opera di un giovane scultore norvegese, Amos la apprezza molto. E abbiamo un progetto, sai, per l'anno prossimo, di andare a trovarlo in Norvegia. Questo non mi sembra molto probabile. Veramente, Amos? E perché? Lei lo sa benissimo il perché. Come mi sorride. Questa sarebbe una bella stanza con un arredamento appropriato. Solo bisognerebbe sgombrarla di tutti questi vecchi mobili. A noi piace così com'è. È piena di ricordi. Quando vivrò qui getterò via tutto questo cartale. Voglio delle tende dai colori vivaci. E una di quelle tappeterie francesi. Non crede che sarebbe un buon colpo d'occhio? Ah, intenzione di comprare ombri, ecco. Non avrò bisogno di comprarli. Che cosa vuol dire? Dobbiamo continuare a fingere. Lei sa benissimo di che cosa sto parlando. Le assicuro che non ne ho la più pallida idea. Non faccia come lo struzzo che nasconde la testa sotto la sabbia per non vedere. Non finga di non sapere nulla. Io e Amos e camminiamo. Lei deve essersene resa conto. Questa è la sua casa e quando saremo sposati io vivrò qui, con lui. Io credo che lei sia pazza. Oh no, non lo sono. E sarà tutto più semplice se saremo chiari in proposito. C'è soltanto una cosa che le può fare. Rendergli la sua libertà. Non dica sciocchezze. Sciocchezze le chiama? Lo chieda lui? Sì. Amos. Amos, essa dice che la vuoi sposare. È vero? Ma perché diavolo non sai tenere la bocca chiusa? È vero, Amos? Non è questo il momento di parlarne. Ma noi stiamo già parlandone. È semplice onestà verso Caroline dirle la verità. Non credo che debba preoccupare lei di essere onesta con me. È vero, Amos? Ma io... È vero? Ebbene sì, è piuttosto vero, ma non voglio parlarne ora. Vede? È inutile perdere la testa. Queste cose capitano senza colpa di nessuno. Spero che lei e Amos rimarrete buoni amici. Buoni amici? Con il suo cadavere, forse. Cosa intende dire? Voglio dire che lo ucciderò piuttosto che lasciarlo libero. Ora sarai soddisfatta. Ti avevo detto di tenere la lingua a posto. Ora ci saranno tragedie, scenate e Dio sa che altro ancora. Ma Caroline doveva pur sapere la verità, prima o poi. Non aveva nessun bisogno di saperlo prima che il quadro fosse finito. Come diavolo fa un uomo a dipingere con un esercito di donne che gli ronzano attorno alla testa come tante veste?
Per te non c'è niente di più importante del tuo quadro. Infatti. Io invece penso che conto anche essere leali in faccende come questa. Supponi che si rifiuti di divorziare. Che? Ho detto, supponi che Caroline si rifiuti di divorziare, che non voglia cedere. Quello. No, Caroline non sa essere vendicativa. Tu lo puoi capire, amico mio. E tua figlia, la piccola Carla. Sì, amico mio, so badare da me ai miei affari. Andrà tutto a posto, vedrai. Ottimista. Salve, Felice. Salve. Appena arrivato da Londra? Sì, con l'automobile? No, in treno. Venire in macchina ormai è come seguire una lunga processione a fine settimana. Già, credo che tu abbia ragione. Com'era Londra? Molto calda? Soffocante. Ho qui fuori l'automobile e pensavo che Caroline ed Elsa forse non avranno voglia di camminare con questo caldo. Non Caroline e Elsa. Se Caroline va in macchina, Elsa andrà a piedi. Se Elsa va in macchina, Caroline a piedi. Scegli. Cos'è accaduto? Hanno avuto proprio adesso una discussione piuttosto burrascosa. Chi? Elsa e Caroline. Elsa ha dato a Caroline la bella notizia che lei e Amos intendono sposarsi. Un vero colpo per Caroline. Vuoi scherzare? No, no. Ma devi essere cieco come una talpa. È successo tutto sotto i tuoi occhi. Non avrei mai creduto. Dobbiamo fare qualche cosa, impedirlo. Ma certo, fallo tu se ci riesci. Io voglio parlare con Amos. Lui non si rende conto. Amos, Philip mi ha detto che tu... Insomma, tutto questo non può essere vero. Non so di che stai parlando, che cosa non può essere vero. Che tu ed Elsa e Caroline... Ah, quello? Ascolta, non puoi per una semplice infatuazione mandare all'aria tutta la tua vita familiare. Io capisco benissimo che Elsa è molto attraente. Lo è davvero. Ma è anche tanto giovane. E poi c'è la piccola Carla a cui pensare e tutto il resto. Non puoi troncare tutto e ricominciare insieme a tua moglie. Sei un buon diavolo, Mary, ma troppo sentimentale. Ma considera la posizione in cui hai messo tua moglie sposando quella ragazza. Volevo farle il ritratto. Al diavolo, i tuoi quadri. Neppure tutte le donne nevrasteniche dell'intera Inghilterra potranno impedirmelo. È la cosa migliore che abbia mai realizzato. Caroline dovrà accettare le cose come stanno. E anche Elsa dovrà adattarsi. Mi sembra che tu non capisca, Mary, che quando dipingo niente altro ha importanza per me. Meno di tutto un paio di donne gelose che si accapigliano. Comunque non devi preoccuparti. Vedrai che tutto andrà a posto. Oh, Angela, hai un aspetto straordinariamente pulito e come si deve. Perché hai scelto che ti sposerai? La gente non può avere gli mogli. E Bigamina si va in prigione per questo, lo sai? E tu come diavolo fai a saperlo? Parola fuori e ascoltalo la smetta. E ora che tu la smetta con questa brutta abitudine che hai di origliare. Non stavo origliando, non ho potuto fare a meno di sentire. Perché è stata discesa? Ah, è stato uno scherzo. E ora che ci muoviamo? Quelli che vogliono andare a piedi almeno. Ti accompagni in mezzo? No, grazie, preferisco camminare. Accompagna Elsa. Caroline, mi spiace. Lasciamo stare per ora. È vero che lei coltiva erbe e altre cose del genere? È talmente interessante. Non solo le coltivo, le distiglio, ne trago medicinali e infusi. Ho anche un piccolo laboratorio. Oh, com'è eccitante. Dovrebbe farmelo visitare. Però una serie di lezioni, sai, io sono un entusiasta di questo lavoro. È vero che certe erbe si raccolgono alla luce della luna? Oh, è una vecchia superstizione. E che sono pericolosi? Quindi, sì, lo sono. La morte improvvisa in una bottiglietta, bella donna, inquieta. Una volta si lesse qualcosa su Socrate, come morì? Con la conina, il principio attivo della cicuta. Era bellissimo, mi aveva fatto venire voglia di imparare il greco. Abbiamo chiacchierato abbastanza, è ora di andare. Caroline, è vero che per essere possibile sposare Amos? Essa sposerà Amos soltanto dopo che io sarò morta. Ah, era proprio uno scherzo. Caroline, cara, io non so dirti... Non lascia stare, ti prego. È tutto finito. Io sono finita. La signora ti sta aspettando. È opportuno che ti presenti le mie condoglianze? Philip, ti prego. Forse ti stai rendendo conto ora dell'errore che commettesti anni fa. Quando sposai Emma? Sì. Qualsiasi cosa possa accadere, non ho commesso sbaglio. Andiamo. Signora Craig. Sì, cosa c'è? Signorina Williams. Signora Craig.
potessi fare qualcosa, qualsiasi cosa per aiutarmi. Comportiamoci semplicemente, faccia come se niente fosse stato. Io penso che lei sia meravigliosa. No, non lo sono affatto. Cara, lei è tanto forte per me. Veniamo ora alla mattina del 17 agosto. Signorina Williams. Ci trovavamo qui nel soggiorno. La signora Crell appariva stanca e sofferente, ma era molto tranquilla e composta. Stavamo discutendo su quello che poteva servire ad Angela in collegio, quando squillò il telefono. Pronto? Buongiorno, signor Blake. Sì, glielo chiamo subito. È il signor Meredith Blake, vuole parlare con suo fratello. Philip, Meredith vuole il telefono. Con questo l'elenco della scuola mi sono complete, che gli articoli poi sono facoltativi. Pronto, sono Philip. Come? Come dici? Buon Dio, non ne sei sicuro? Ma forse potresti averla messa fuori posto per caso. Sì, ti vengo incontro. No, non posso parlare ora. Sì, forse è meglio che tu venga qui. Ma dov'è quella ragazza? Perché non si alza mai alla mattina? Che ti succede, Fili? Cammini avanti e indietro come una tigre all'ora del pasto. Non ti hanno dato la colazione? Sì, sì. Sto aspettando Meredith. Chissà da quale parte del sentiero arriverà. Potrei andargli incontro. Hai il sentiero più in basso e quello più breve. Ma dove si è cacciata quella ragazza? Non credo si sia già alzata. Vieni, devo parlarti. Ah, non ora. Sì, ora. Oh, è in ritardo. Sembra che abbia conquistato il mondo questa mattina. Infatti mi sento proprio così. Suo fratello mi ha rimproverato ieri perché di cui si è messo su sopra la casa. Gli ho detto che le sue idee sono antiquate. Temo se Carolina non vanno più d'accordo e non fanno che litigare, meglio per tutti che si separino. Meglio anche per la bambina, non le pare? E lo ha convinto? Scommetto di no. L'ho almeno scosso, credo. Ascolta, Carolina, ti ho detto che non voglio discutere. Mi dispiace che essa abbia parlato, l'avevo pregata di non farlo. Non volevi scenate prima che il quadro fosse finito, non è così? Grazie al cielo lo capisci. Io ti capisco molto bene. Perfetto. Capisco. Ma questo non vuol dire che accetti tutto. Intendi veramente sposare quella ragazza? Senti, Carolina, devi essere ragionevole. Io ti sono molto affezionato, a te e alla bambina, lo sai. Tu non dovrai preoccuparti di nulla dal punto di vista finanziario e tutto il resto. Potrai avere una vita molto felice. Viaggi, una villa all'estero e qualsiasi cosa tu voglia. Quando dici queste cose, mi piacerebbe ucciderti. Ora non perdere la calma. Queste cose succedono e non è colpa di nessuno. Mi dispiace darti un dolore, avrei voluto arrivarci a poco, preparando il terreno. Ma devi capirlo. Sono deciso a sposare Elsa e niente potrà impedirmi. Chissà. Se non vuoi divorziare, vivremo ugualmente insieme. Lei assumerà il mio nome con un atto legale. Hai pensato proprio a tutto, vero? Amo Elsa e voglio sposarla. Fa come vuoi. Ma io ti ho avvertito. Cosa vuol dire, Carolina? Voglio dire che tu sei mia. E non intendo perderti. E prima di lasciarti andare da quella ragazza, io ti ucciderò. Andiamo, Carolina, non dire così. Tu e le tue donne. Tu e le tue donne. Meriteresti di essere ammazzato. Carolina. È troppo crudele, troppo crudele. Ah, finalmente. Mi fai perdere la mattinata, mettiti in pausa. L'aria è fredda, vado a prendere un pullover. No. Altererebbe la tonalità della pelle. Ma è chiaro, come la camicetta. E poi stamattina devi dipingere le mani, me l'hai detto tu. Una scenata con Caroline? Caroline diventa isterica e non vuole sentire ragioni. Ma perché diavolo le donne non possono avere un po' di buon senso? Povera Caroline. Caroline è perfettamente a posto, non sprecare la sua pietà per lei. Per te va sempre tutto bene. Vorrei tu la smettessi di andare in su e in giù, Philip. Mi fai girare la testa, non dovevi andare incontro a Meredith. Va bene, me ne vado. Se proprio ti dà fastidio.
finalmente. Tra un po' avrai scarpe di pelliccia e un cuscino per sederti sopra. È una mattinata caldissima. Dammi un po' di vita, per favore, Ossete. Ma è calda, non c'era un po' di ghiaccio nel secchiello? No. Dimenticano sempre qualcosa. Odio la birra tiepida e disgustosa. Ehi, ragazzina! Che cosa c'è? Portami una bottiglia di birra ghiacciata dal frigorifero. E perché vuoi farlo? Per semplice umanità. Tu, andiamo, senza rancore. Va bene. La mano sinistra non è a posto, un po' più destra. Ecco, così va meglio. Per favore, hanno visto Angelo? Sì, è appena andato in casa a prendermi una bottiglia di birra. Quando saremo sposati, cosa mai faremo? Devi proprio cantare. E perché no? Proprio quella canzone. Quando saremo sposati... Già, non ho molto tatto. Ecco la birra. Mi spiace se avessimo dimenticato il ghiaccio. Grazie mille, Caroline. Puoi versarmela, per favore? Ecco la tua birra. E speri che mi vada per traverso? Ah, ma è più cattiva dell'altra e poi è calda anche questa. Dov'è Filippo? Ti è venuto incontro. Per quale sentiero? Per quel più in basso. Ah, io sono venuto per l'altro. Ma non potete continuare a giocare a vintiatino. Siedi, aspetta. No, vado in casa, faccio fresco. Prendi una bibita fresca. Chiedi a una delle donne. Che occhi meravigliosi hai oggi. Lascerò stare le mani, devo concentrarmi sugli occhi, non sono ancora perfetti. Muovi pure le mani, ma per l'amor del cielo stai ferma con la testa e non parlare. Non ho voglia di parlare. Ecco un cambiamento. Ecco di te. Ah, sì. Grazie. Anche te. Sei arrivata la birra? Certamente, sei una brava ragazza. Molto gentile, vero? Aspetta e vedrà. Oh. Che cos'è? Ah, un attacco di reumatismo, mi sento tutto infierito stamattina. Povero vecchietto, pieno del sé. All'età. Oh, salve, Sir Mary in casa, ti sta aspettando. Ah, bene. Ah, sei arrivato, finalmente. Non sapevo cosa fare. Filippo, dal mio laboratorio è scomparsa una boccetta. Sì, me l'hai detto, ma cosa c'era dentro? Conina. Cicuta. Sì. Velenosa. Molto. E non hai idea di chi abbia potuto appropriarsene? No. I domestici. Loro non entrano mai in laboratorio, tengo sempre la porta chiusa chiara. Ma l'hai chiusa ieri? Ma l'hai visto anche tu. Ne sei sicuro? Non è che hai cambiato semplicemente di posto la boccetta? Io gli ho mostrato a tutti quanti, ma poi l'ho rimessa io stesso al suo posto sullo scaffale. Si è uscito per ultimo dalla stanza. Caroline, io l'aspettavo. La stavi osservando? No. Allora l'ha presa Caroline. Lo pensi realmente? Ma lo pensi anche tu, altrimenti non saresti così sconvolto. Ecco cosa avevi in mente ieri quando mi ha detto che per lei era tutto finito. Intendevo ucciderti. Finora non ha fatto niente del genere. Ma l'hai vista stamattina? Come ti sembrava? Normale, come al solito. Cosa possiamo fare? Ma io, se fossi in te, affronterei l'argomento con lei. Ma come posso parlare di una cosa simile? Ah, andrei da lei e le direi: ieri hai preso la conina dal mio laboratorio, per favore ridammela. Come? Beh, cos'altro vorresti dire? Non lo so. C'è ancora tempo, suppongo. Non prenderai il veleno prima di portarti questa sera, ti pare? Probabilmente no, se poi ha intenzione di prenderlo. Tu non lo credi? No, ma forse l'ha preso per servirsene in una scena drammatica a favore di Amos. Lascia quella donna oppure io berrò questo e mi ucciderò. Questo non sarebbe nel suo stile. Ma tu la conosci meglio di me. Io non mi fiderei affatto. Sono sempre duro con Caroline. Una volta invece riparto di lei. Acqua passata, passioni giovanili, niente di serio. No, Mary, vuoi fermarti a colazione da noi stamattina? Sì, grazie, sì. Dopo colazione, non parlerò, va bene? Tu devi farlo, Emma. Questo pomeriggio stesso, hai capito?
Va bene, cercherò di farle fare le felice. Vorrei che Angela partisse senza troppa confusione intorno. Sei esagerata con quella bambina. Mi sentirò molto sola senza di lei. E tua figlia, la piccola Carla, dov'è? È andata a passare un paio di settimane dalla sua madrina. Torna dopodomani. E cosa farà la signorina Williams dopo che Angela sarà partita? Mi pare che abbia trovato un impiego presso l'ambasciata d'Elsa. Mi sentirò molto sola, anche senza di lei. Ah, il pranzo. Tu non vieni a mangiare? Così andarono tutti a pranzo, lasciando Amos davanti al cavalletto sulla terrazza. Finito di mangiare, la signorina Williams e la signora Cray uscirono con il caffè. Signorina Williams. Il signor Cray recitava spesso il pranzo per continuare a dipingere. Non c'era niente di eccezionale. Tuttavia prendeva volentieri una tazza di caffè. La signora Crell ed io uscimmo sulla terrazza. Lei portava una tazzina e io la caffettiera. Ho già detto il processo, come scoprimmo. Ma c'è qualcos'altro, qualcosa che non dissi a nessuno. Penso sia giusto dirlo ora. Della cunina in un cassetto nella stanza di Carolina. Era vuota. Carolina mise quella presa, ma negò di averla usata e giurò di non sapere come mai fosse vuota. Su di essa si trovarono soltanto le impronte digitali sue e quelle di Mary. E sulla terrazza vi era in terra un contagocce infrantino. Conteneva tracce di cunina e spiegava come il veleno fosse stato introdotto nella pietra. Angela Warren raccontò di essere andata a prendere in frigorifero una bottiglia di birra fresca. La signorina Williams la prese da lei e Caroline dalla signorina Williams e la diede al marito, così come avete ascoltato poco fa. Né Meredith né Phyllis Blake poterono toccarla o avvicinarsi alla bottiglia. Una settimana più tardi, Caroline Crell veniva arrestata sotto l'imputazione di omicidio. Posso far notare una cosa di cui nessuno sembra rendersi conto? Ciò cui abbiamo assistito è soltanto il risultato di ricordi e probabilmente di ricordi confusi e imprecisi. Probabilmente. E di conseguenza perfettamente inutili sul piano pratico. Non abbiamo assistito a dei fatti, ma soltanto a quello che le persone ricordavano dei fatti. Certo, certo. Tutto questo non ha alcun valore giuridico. Tuttavia, ha un valore. In che senso?
possiamo dire per quello che le persone vogliono ricordare, oppure viceversa, per quello che vogliono dimenticare. Ma senti, ma a che serve tutto questo? Se qualcuno mente deliberatamente, allora perché? Forse volete dire che ci avete condotti tutti qui con l'idea assurda che qualcuno di noi possa essere il responsabile di quel delitto. Certo che l'idea era quella. Se ne rende conto soltanto ora? Io non ho mai sentito in tutta la mia vita una cosa più pazzesca e insultante. Ma se Amos non si suicidò e sua moglie non era l'assassina, allora uno di noi deve averla uccisa. Ma è risultato perfettamente chiaro, anche da quello che è stato ripetuto oggi, che nessun altro rincuore di Caroline poteva averlo ucciso. Non credo che possiamo essere assolutamente certi di questo. C'è la questione che lei stessa ha sollevata, quella della menzione. Quando la testimonianza di una persona può essere confermata o sottoscritta da un'altra persona, allora può essere considerata come sicura. Ma alcune parti degli avvenimenti ricordati oggi sono state rievocate attraverso la testimonianza di un unico personaggio. Per esempio, proprio all'inizio, possiamo rivolgerci soltanto al signor Blake per conoscere la conversazione che ebbe luogo tra lui stesso e Caroline Gray. Ma era tutto vero. Ma non sto mettendo in dubbio le sue affermazioni. Voglio semplicemente far notare che la conversazione avrebbe potuto essere completamente differente, ma non dico che lo fosse. Ma io ho cercato di essere preciso per quanto si possa esserlo dopo un intervallo di 15 anni. No, io voglio mettere bene in evidenza questo fatto. Se, grazie alla disposizione della casa, alle finestre spalancate per via della bella stagione, le conversazioni, anche quelle che apparentemente si erano svolte tra due persone soltanto, poterono per la maggior parte essere ascoltate da altri, all'interno o all'esterno della casa, questo non può dirsi di tutto. Assolutamente. Se sta insinuando... Ma no, no, non mi riferisco a lei in modo particolare. Ho citato la sua rievocazione perché è stata la prima della serie. Io desidero ribadire, una volta per tutte, che il resoconto che ho dato della parte che ho avuto negli avvenimenti è sostanzialmente vero. Inoltre, anche se nessuno può convalidare la mia testimonianza, che vidi cioè Caroline Krell cancellare le impronte digitali dalla bottiglia di birra, giuro solennemente che questo è proprio quanto io vidi. Sono molto spiacente per Carla, ma sono certa che è abbastanza coraggiosa da guardare in faccia la verità. La verità è proprio quello che lei vuole. Ed è la verità che potrà aiutarla. Si rende conto, signorina Williams, che quanto ci ha detto ci porta molto vicino a poter dimostrare l'innocenza di Caroline Crane? Che significa? Ma è uno sproposito. Lei vide Caroline togliere il circolare, ripulire la bottiglia e quindi premervi sopra le dita del marito. La bottiglia di birra? Certamente, la bottiglia. Ma il veleno, signorina Williams, non si trovava nella bottiglia, non ne fu trovata neppure una traccia. Il veleno era nel bicchiere. Voglio dire che se Caroline Crell ripulì la bottiglia, pensava che il veleno fosse nella bottiglia. Ma se fosse stata lei la cattina, avrebbe saputo che era nel bicchiere. Ma certo. Oggi tutti noi siamo qui riuniti per accontentare una persona. La figlia di Amos Crell. È soddisfatta? Sì, sono soddisfatta. Ora so una quantità di cose. E cioè? So che lei, Philip, era terribilmente innamorata di me. E quando mia madre le preferì Amos, non glielo perdonò mai. Lei invece era vita. Credeva di amare ancora con me. In realtà aveva ormai trasferito il suo amore su me. E quello che ti conta è che ora so perché mia madre non cercò di lottare, perché non vuole difendersi. So quello che voleva nascondere. E so anche che si è tolto delle impronte dalla bambina. Cosa che non avrebbe mai fatto se avesse potuto riflettere. C'è una sola persona che Caroline avrebbe tentato di coprire. Tu. Sì, è talmente chiaro. Tu facevi sempre scherzi bene, eri in collera con lui. Volevi vendicarti perché lo ritenevi responsabile della tua partenza per il collegio. Aveva perfettamente ragione. Ma non la pensavi così allora. Eri infiatata dall'ira. E fossi tu a prendere la bottiglia, benché poi fosse mia madre a portarla. E non dimenticare che già una volta gli avevi messo qualcosa nella birra per scherzo.
E quando Caroline lo trovò morto, con la bottiglia di birra e il bicchiere accanto, tutto ciò le balenò nella mente in un istante. Pensò che io l'avessi avvelenato. No, pensò forse che avessi voluto fargli uno scherzo, ma che avessi sbagliato la dose. Ma qualunque fosse stata la tua intenzione, Angela, lo avevi ucciso. E mia madre volle salvarti dalle conseguenze del tuo gesto. Il suo pensiero era fisso sulla bottiglia, perché era la bottiglia che tu avevi maneggiato. Ma non vedete come tutto si spiega? Il modo in cui cercò di affrettare la partenza di Angela per la Svizzera. Come fece di tutto perché lei non venisse a sapere niente, né del suo arresto, né del processo. Ma sarebbe stato un suicidio per Carolina. Aveva un complesso di colpa nei confronti di Angela, per quello che le aveva fatto quando era bambina. E ora in un certo senso poteva pagare il suo debito. Così è stata lei, non dite assurdità. Non vorrete dirmi che voi credete a questa ridicola storia. Mia madre, vi credete? Sì, Caroline vi credete. E questo spiega molte cose. Ma tu, Carlo, tu ci credi? No. E allora? Allora non vi è un'altra soluzione? Sì, sì. Credo proprio che ve ne possa essere una. Mi dica, signorina Williams, era naturale che il signor Crell aiutasse Angela a fare le valigie? No, certo, non aveva mai fatto una cosa del genere. Eppure lei lo sentì dire, Philip, cercherò di farle fare le valigie. Non potrebbe essersi sbagliato. Senta, se sta insinuando che io ho mentito... No, io penso che una delle conversazioni che ci sono state riferite si sia svolta in un modo completamente differente. Immaginiamo che sia andata presso a poco così. Non vuoi scenate prima di aver terminato il quadro, così? Grazie al cielo lo capisco. Io ti capisco molto bene. E ciò che stai facendo è mostruoso. Stai trattando essa come tutte le altre. Eri innamorata di lei, ma ora non lo sei più. E tutto quello che vuoi è tenerla legata a te in modo che tu possa finire il tuo maledetto quadro. E va bene, solo il quadro è importante. Ma quella ragazza! Oh, le passerà presto. Tu devi dirlo. Oggi stesso, ora. Non puoi continuare così. È troppo crudele. Va bene, cercherò di fare fare le valigie. E il quadro? All'inferno, tuo quadro. Tu e le tue donne. Tu e le tue donne. Meriteresti di essere ammazzato. Però lì. Troppo crudele, troppo crudele. Ecco come si svolge quel dialogo. Non è così, Lady Melchior. Quella donna. Come osava colpirti a lei? Il colpo fu terribile. E lei agì senza incertezza. Aveva visto il giorno prima Caroline mentre prendeva la boccetta del veleno. Le donne conoscono i luoghi dove le altre donne nascondono le loro cose. La trovò subito, quando con la scusa di prendere un pullover perché aveva freddo, salì al primo piano. Maneggiandola con grande cautela, gli introdusse un contagocce e lo riempì, rimettendo poi la boccetta al suo posto. E quando Amos le chiese della birra, lei la versò in un bicchiere aggiungendovi il veleno. E gliela portò. Lui bevve e lei riassunse la sua posa restando a guardarlo. Restò a guardarlo mentre lui sentiva i primi tremiti, la prima sensazione di rigidità, mentre la paralisi lo prendeva a poco e cominciava a non parlare più distintamente. Restò a vederlo morire. Ecco, questo è il ritratto di una donna che sta guardando morire l'uomo che ama. Quella ragazza è morta molto tempo. Lei lo ha ucciso. Pensate quello che volete. La figlia di Amos e di quella donna. Odiavo sua madre. La odio ancora. Che cosa si può fare? Niente. Ma ci sarà pure qualche mezzo. Io non avrei mai creduto. È incredibile come siamo stati tutti tre. Dobbiamo riflettere. Senti, Carla, io
Andiamo. Messo di più. Che farà ora? Niente. Essa è già stata condannata, non le pare? Condannata? Sì. Prigione di vita. Una sola con se stessa. Grazie. Ora lei tornerà in Canada. Si sposerà. Non abbiamo prove concrete, naturalmente, ma ne sappiamo abbastanza per tranquillizzare il suo fidanzato canadese. Beh, non ce n'è bisogno. Tanto mi sposo tutto. Glielo avevo già detto. Perché mai? Ormai mi sento staccata da lui, completamente. E poi non ho intenzione di tornare in Canada. In fondo io mi sento adagata a questo punto. Si sentirà solo. No.